Buonasera a tutti, benvenuti. È con piacere che questa sera ospitiamo Loretta Marcon per la presentazione della sua ultima fatica letteraria. Loretta Marcon è una grande amica della città di Recanati, è amica di Giacomo Leopardi, tanto è vero che ha saputo animare un gruppo che si sta allargando molto, soprattutto negli ultimi mesi. 1020 aderenti a questo gruppo che si scambia opinioni, pensieri, esperienze attraverso i social network, attraverso Facebook, utilizzando quindi gli strumenti di comunicazione che riescono oggi, se vengono usati con intelligenza, a raggiungere un pubblico molto ampio e, se si vuole, a veicolare anche pensieri importanti. È stata con gli amici di Giacomo diverse volte qui della nostra città, quindi il suo impegno ha un valore culturale, ha un valore sociale e dobbiamo dire anche un valore turistico. Per questo ti vogliamo veramente ringraziare per la tua attività. Ed è un piacere ospitare il nostro vescovo, Don Nazareno. Ci scusiamo per qualche minuto di ritardo, ma siamo stati al convento dei padri Cappuccini qui a Recanati per l'inaugurazione di una mostra missionaria veramente importante. Noi dobbiamo dire con te, Soligia, che siamo fortunati qui a Recanati, non solo perché abbiamo antenati importanti, Giacomo, Beniamino Gigli e tutte le personalità che hanno reso grande la città di Recanati, ma abbiamo un'esperienza culturale e sociale molto ampia. I padri Cappuccini rappresentano un elemento preziosissimo per la storia della nostra città e da Recanati partono le missioni in giro per il mondo che portano sicuramente un aiuto importante per queste popolazioni. Quindi ringrazio il vescovo per aver voluto essere presente. Mi limito al saluto e al ringraziamento cedendo la parola all'assessore alla cultura Rita Soggio, che introdurrà il tema della serata. Grazie anche al comandante dei carabinieri, ai consiglieri e a coloro che partecipano. Grazie. Buonasera a tutti, per me è veramente un onore questo ed è un piacere essere qui con voi, con l'autrice, con il vescovo e con tutti voi per presentare quest'ultima opera della dottoressa Marcon. Io devo confessare che non ho letto tutto, però una buona parte sì, per una questione di tempo. Però devo dire che mi ha veramente colpito proprio la riflessione che ti pone questo testo, soprattutto per questi tre grandi personaggi, no? Iniziando dai perché, i perché che poi sono i perché che tutti noi ci poniamo. Quindi sono proprio la base della filosofia, la filosofia, no? Che è anche spirito critico. La riflessione che facevo, e soprattutto in questi giorni, che vediamo che forse progetti culturali come questi sono veramente importanti per quello che sta succedendo un po' nel mondo. Vediamo quello che sta succedendo in Francia, forse se ci fosse un po' più perché, qualche dubbio in più, forse tutto questo non sarebbe accaduto. Quindi io penso che la filosofia, e questo è un saggio filosofico, sia veramente importante per tutti e soprattutto insegnarla fin dalle elementari, fin dalle medie, fin da piccoli, perché la filosofia è pensiero critico, è porsi perché e quindi crescere, e soprattutto il dubbio. Un po' come il nostro Leopardi, no? Diceva che anche la verità si poteva ritrovare nel dubbio. E io su questo penso che non avesse tutti torti, anzi lo condivido. Quindi questo è un appello che faccio anche agli insegnanti qui da noi, ne vedo molti colleghi. Aiutiamo questi ragazzi al pensare, ripeto, allo spirito critico e soprattutto al porsi perché quelli sono i perché che ci fanno crescere, come ho visto qui nel libro, che poi alla fin fine ci sono dei perché che non hanno risposta e poi sicuramente ci diranno i relatori il motivo per cui non ci sono queste risposte. Quindi veramente grazie a tutti. Grazie. Grazie. Sì. Allora,
sento un po' emozionata questa sera, un po' tanto. Questo è un sabato del villaggio, nel cuore dell'inverno, assai speciale per me, speciale per molte ragioni, per le quali devo ringraziamenti sentiti. Innanzitutto per la presenza di Sua Eccellenza, Monsignor Marconi, vostro vescovo, esperto biblista, che con generosità ha accettato di condividere con me questo impegnativo incontro. Speciale per il prestigioso luogo che stasera da questa sedia stranamente mi appare parecchio intimidente. Un luogo che tante volte mi ha veduta seduta tra il pubblico ad ascoltare prolusioni e conveni leopardiani. Un'emozione e un onore per i quali ringrazio l'amministrazione comunale nelle persone del signor Sindaco e dell'assessore alle culture e i loro collaboratori, in particolare Manuela Benedettucci, che già in altre occasioni ha fatto da tramite tra me e Recanati, Padova e Recanati. Un pensiero affettuoso e riconoscente rivolgo alla mia amica Luciana Interlenghi, autrice della bellissima copertina di questo libro, che ben esprime e interpreta le complesse tematiche in esso trattate, inerenti alla ricerca e allo scavo dell'anima dell'uomo di ogni tempo. Un particolare, vivissimo ricordo sento stasera nel cuore per due persone speciali, purtroppo scomparse. La contessa Anna Leopardi, che mi ha onorato della sua affettuosa stima e amicizia e che ricordo seduta nella prima fila di questa sala. E il professor Foschi, per lo stimolo e l'aiuto donatimi fin dall'inizio di questo mio cammino leopardiano, quando, timorosa ma anche appassionata, arrivavo al centro studi per la prima volta. Un grazie rivolgo alla contessa Olimpia Leopardi, agli amici di Recanati qui presenti, dei quali mi considero concittadina, tanto è l'amore che porto a questa città. Ognuno di loro, in modo diverso, mi ha donato e mi dona tantissimo ospitalità, affetto sincero, aiuto, collaborazione. Grazie a tutto questo mi sento parte di un mondo che amo profondamente. Grazie a tutti. Questo libro raccoglie le mie due monografie biblico-leopardiane da tempo esaurite. Sono passati diversi anni da quando mi sentii spinta ad esplorare strade poco battute, alla ricerca di chiavi diverse, volte al tentativo di leggere in totale umiltà non solo un'opera, ma un'anima, l'anima di Giacomo. Ivo Barsotti, che sulla religione di Leopardi ha scritto, sosteneva che per intendere veramente quelle che lui chiama, tra virgolette, le bestemmie di Leopardi come quelle di Giove, ha bisogno ascoltarle con lo stesso orecchio di Dio. In questo modo, dice Barsotti, ci si accorge così che sono anch'esse preghiera. Ma quanto impegnativo questo ascolto! E sarà mai possibile? L'inizio del mio percorso leopardiano 20 anni fa mi ha vista intenta a leggere e a studiare davvero tanti testi di critica, non solo recente. Poi però ho provato a leggere e a capire con la mia propria intelligenza, come direbbe Kant, le tante pagine vergate da Giacomo. Mano a mano che procedevo incontravo all'interno dell'opera e della biografia frammenti, espressioni e o particolari pensieri che hanno fatto nascere in me molti punti interrogativi. La domanda di fondo sulla quale mi arrovellavo e mi arrovello era come si potesse affermare con certezza granitica che Leopardi era un ateo. La sua spiritualità mi è sempre parsa evidente a tal punto che quando leggevo certi versi e particolari riflessioni mi sembrava di trovarmi davanti a pagine bibliche. Mi chiedevo se ciò che sentivo, e ricordo l'importanza del verbo sentire in Leopardi, ciò che sentivo io somigliasse in certo modo alla meditazione di un grande papa, quale fu Paolo VI. Che leggeva i Canti Leopardiani, un libro che conservava accanto a quelli suoi di meditazione.
Ripensavo anche al De Santis, il quale sosteneva che in Leopardi il cuore rifà ciò che l'intelletto distrugge. Perché altrimenti le piante, gli uccelli, i fiori, ma soprattutto la domanda, il grido, il dolore e il deserto mi ricordavano pagine bibliche? Basta appena ricordare le domande del pastore errante. E poi quel verso importante che si situa verso la fine della sua vita, mistero eterno dell'essere nostro. Ma anche il dualismo tenebre e luce che domina la prima parte della ginestra. Ma dovevano trascorrere ancora diversi anni, ancora dovevo passare attraverso, citando Giacomo, sudate carte e leggiadri studi, con pazienza e studio, ma anche con un po' di testardaggine. Avvicinarsi a particolari tematiche come queste richiedeva però ulteriori strumenti che consentissero un iniziale ma corretto approccio all'esegesi biblica. Così, solo dopo aver completato i miei studi di scienze religiose, ho tentato questa strada. Una strada che mi ha mostrato un volto diverso di Leopardi, assai differente da quello che tanti libri di critica continuano a proporre. In un viaggio come questo sono convinta che insieme all'indispensabile umiltà di porsi nell'ombra dell'autore serva la passione, quel terzo occhio che nel caso di Leopardi ho sempre ritenuto indispensabile per affrontare le sue pagine. D'altra parte, egli stesso osservava che bisogna convertir la ragione in passione e non estinguere la passione con la ragione, perché l'animo in entusiasmo, nel caldo della passione, discopre vivissime somiglianze tra le cose. Un vigore anche passeggero del corpo che influisca sullo spirito gli fa vedere dei rapporti fra cose disparatissime, gli mostra delle relazioni a cui egli non aveva mai pensato. Un metodo di pascaliana memoria, insomma. Alcune voci nel panorama della critica letteraria e filosofica hanno sottolineato la quasi totale mancanza di studi sulla presenza della Bibbia in Leopardi, nonostante la ricchezza delle edizioni bibliche e dei diversi commentari ai testi sacri presenti nella Biblioteca Leopardi, che dovrebbero stimolare ricercatori attenti. Perché? Sembra esserci una scissione tra il mondo religioso e il mondo della cultura, e sia dall'una che dall'altra parte non si osservano molti tentativi volti a una integrazione. Il problema, tra virgolette, Dio, vissuto e approfondito dai protagonisti della cultura letteraria o filosofica, non viene quasi considerato, ma visto come distaccato sia dagli esponenti della riflessione teologica, sia dalla critica letteraria. Quasi l'uomo di fede, o anche solo l'uomo in ricerca, fosse altro dall'uomo poeta o letterato o filosofo che interpreta il sentire del suo tempo. Guardando all'Ottocento, l'autore forse più controverso e investito di pregiudizi e giudizi che troppo spesso hanno falsato anche la sua realtà storica e biografica, sembra essere proprio Giacomo Leopardi. Parlare di Dio in Leopardi a taluni appare quasi scandaloso. È un tabù da non affrontare, un argomento da non nominare nemmeno. Ad esempio ricordo che nel pregevole basilare saggio di Sebastiano Timpanaro, in cui si parla delle probabili fonti leopardiane, una sola riga è dedicata a opere quali Giobbe e Coelet, che pure affiorano di continuo nell'opera di Leopardi. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che in tanti intellettuali laici, ma non solo in loro, la Bibbia è vista unicamente come un qualcosa di equivalente a ortodossia cristiana. È considerata legittima un'opera che tratti delle ascendenze bibliche in Dante o Manzoni, ma se si vuole sapere qualcosa di più delle conoscenze religiose di Boccaccio,
Foscolo, D'Annunzio, o quanto esse abbiano inciso in loro, bisogna accontentarsi di poche note in rari studi per lo più enciclopedici. Probabilmente è stato anche questo che ha contribuito a consolidare un pregiudizio e una specie di chiusura di fronte a tutto ciò che usciva dalla linea dominante di interpretazione dell'opera di Leopardi. Si dimenticano volutamente o si interpretano superficialmente quelle che possono sembrare contraddizioni, piccoli indizi, briciole autobiografiche, ma anche riflessioni e versi, perché non rientranti nel quadro dominante ormai cristallizzato dopo il 1947, considerata data spartiacque nella critica leopardiana. Ricordo ad esempio il tacciare Leopardi di ipocrisia di fronte a certe espressioni che si trovano nelle lettere che lui scriveva al padre. Non si analizza adeguatamente la parabola anche di vita che va dal 1819, anno in cui Leopardi progetta l'inno al Redentore, al 1833, in cui abbozza il blasfemo inno ad Arimane. La presenza della Bibbia, in particolare dell'Antico Testamento, è invece innegabile dall'inizio alla fine nelle pagine leopardiane, come un filo che si intreccia resistente e molto evidente nella tessitura di una razza. Ricordo ad esempio i puntuali riscontri mai ricordati operati da padre Mario Verducci, che ha individuato riferimenti espliciti ai salmi nell'opera di Leopardi. E sottolineo che già Gioberti e Pascoli avevano segnalato l'Ecclesiaste o Coelet e l'Imitazione di Cristo quali fonti privilegiate della filosofia leopardiana. Apparentemente può sembrare strano l'accostamento di Giove e Coelet a Leopardi, poeta conosciuto troppe volte superficialmente e secondo luoghi comuni che lo stesso film appena uscito purtroppo ricorda. Descritto nei manuali solo come un pessimista e colui che nella natura vede una matrigna. In realtà basta conoscere appena un po' più Giacomo per comprendere che avvicinare a lui queste figure bibliche non è poi così assurdo. Egli infatti porta la traccia sempre più marcata, mano a mano che prosegue nella sua opera, di un dolore profondo, che però non rimane circoscritto alla sua sfera personale, bensì si allarga a tutta l'umanità, diventando universale. Le domande, la protesta, la considerazione che tutto è nulla punteggiano la sua esistenza e si trasfondono nelle pagine che raccolgono la sua poesia e i suoi pensieri. Giacomo stesso si dichiara difensore di Giobbe e Salomone, allora creduto autore dell'Ecclesiaste, nei Nuovi Credenti, la satira scritta nel 1835 contro lo spiritualismo di convenienza di certi intellettuali napoletani, nella quale viene a citare l'antico re accanto a Giobbe, proclamandosi loro difensore. Da sottolineare che il periodo napoletano di Leopardi è avvolto in gran parte nell'oscurità, così come il suo rapporto con questi superbi intellettuali cattolici che dell'ortodossia e dei dogmi avevano fatto una bandiera, simili in questo agli amici di Giove. Leopardi invece, come l'uomo biblico, non si accontenta delle teodicee che giustificano Dio ad ogni costo di fronte ai mali dell'uomo e chiede tragicamente il perché del dolore. L'esiguità di notizie sull'ultimo periodo della vita di Giacomo ha fatto sorgere ipotesi e o addirittura episodi inventati di sana pianta che solo lo studioso attento, che sappia tenere ben presente non solo la personalità ma anche quanto persone a lui vicine hanno lasciato scritto sulla sua figura, solo questi studiosi possono rilevare senz'altro come falsi. Parlando di intellettuali avversi a Giacomo, già a Firenze possiamo trovare un esempio guardando al comportamento di Tommaseo nei confronti di Leopardi.
un uomo che predicava il cristianesimo, ma praticava atteggiamenti non certo in linea con quell'amore cristiano che pure avrebbe dovuto essere la base di ogni suo comportamento. Voglio leggere quanto Pietro Giordani, in una lettera, dopo la morte di Leopardi, scriveva al cavalier Carrone, marchese di San Tommaso. «Non difenderò dall'accusa caritatevole di impietà il mio amicissimo, sapendo che la sua religione, come la sua letteratura, fu diversa da quella dei suoi accusatori. Oh, il poveretto non fu ardente ad accusare altrui di poca religione, non dettò omelie né inni sacri, vedeva nel traffico devoto affaccendarsi già tanta gente. Delle opinioni proprie e delle altrui tacque, modesto e cauto, sospirò dei suoi dolori, gemette delle umane miserie, e furono sospiri e gemiti di cuore profondo e sincero, di mente altissima e delle più rare al mondo. Intendo benissimo come in questi tempi egli debba piacere a non molti, appunto per la sua squisitissima perfezione e pienezza di vero. Finalmente filosofo, cioè scrutatore degli umani misteri, acutissimo e sincerissimo, dei quali nudò ammirabile evidenza il fatto, non si arrogò di trovare le ragioni. Veduti i confini dell'umano intendere, si astenne dalla temerità di coloro che tutto spiegano e insolenti vorrebbero bruciare chi non è capace delle loro spiegazioni. Quale esempio? Non serve aggiungere nulla, io credo, a queste parole alle quali se ne potrebbero avvicinare altre sullo stesso tono, e ricordo Gioberti e Stella. Giacomo dunque avvicinava l'antico sapiente Salomone a Giobbe, che rappresentavano l'uno il cantore dell'assoluta vanità delle cose terrene, l'altro il volto della sofferenza innocente dell'essere umano. Tutta l'opera leopardiana porta il segno di questi due libri della Bibbia, poiché nei due personaggi egli ritrovava intera l'immagine di se stesso, ben delineata come in uno specchio. Contrariamente a quanto si crede, sembra non essere stato Giosuè Carducci nel 1898 a collegare per primo Leopardi a Giobbe, definendolo come il Giobbe del pensiero italiano. Infatti, prima di lui, un altro studioso, oggi non più ricordato, Giovanni Negri, aveva definito Leopardi come il Giobbe di Recanati. Tale definizione fu, per così dire, assunta nel corso del tempo da tanti altri critici e biografi del poeta, e anche noi oggi la possiamo ritrovare in tanti saggi. Come mai questo paragone? Il paziente Giobbe è proprio lo specchio dell'autore dell'infinito? Un'etichetta che continua ad applicarsi probabilmente per il fatto che Giobbe e Giacomo hanno in comune la sofferenza e ambedue sono cercatori di un orizzonte più grande del loro dolore, delle loro ferite. I due sono avvicinati perché probabilmente a un primo sguardo appaiono sfortunati, disperati, imploranti, domandanti ragione a un Dio silenzioso. Forse perché l'uno vive sulla scena dell'esistenza vera gli stessi fatti che sono scritti per l'altro, per il personaggio che si muove dentro alcune delle più sconvolgenti pagine della Bibbia, personaggio reso anch'esso vivo per il suo rappresentare i travagli, le sofferenze, le ingiustizie che ogni uomo incontra nella propria vita. A livello profondo non mi è sembrato però così semplice poter ritenere Leopardi e Giobbe l'uno lo specchio dell'altro. Mi è parso che solo un'analisi approfondita avrebbe potuto rendere pienamente ragione di tale somiglianza e giustificarne l'esistenza. Un'analisi, ma anche una sorta di immedesimazione, per ripercorrere la strada di Giacomo cercando la traccia delle sue meditazioni in quel preciso momento, con quei determinati testi. La lista dei molteplici sensi che è stata proposta per il libro di Giobbe è quasi infinita, data l'inesauribilità del testo.
un po' come succede per l'opera leopardiana, che appare davvero come una selva intricata e difficile da percorrere, e per questo può prestarsi a diverse interpretazioni. I testi leopardiani si rivelano infatti come un luogo ove ritornare, luogo ampiamente frequentato da atei e cattolici, che tentano di sondare il mistero Leopardi, che però rimane pressoché intatto. I perché di Giove sono i perché di Leopardi e sembrano farsi eco l'un l'altro, anche se alla fine Giove comprende che non può competere lui, creatura, con Dio Onnipotente, e quindi accetterà con fede quel progetto e quelle ragioni che rimarranno a lui oscure. Giacomo invece cercherà sempre risposte, non si rassegnerà mai, e la sua fede, che Carlo Bo definì disperata e mai detta, sarà sempre interrogante. E infatti Carlo Bo, nella sua splendida prolusione pronunciata in quest'aula il 29 giugno del 1998, disse: ci vuole qualcosa più del coraggio, ci vuole della temerarietà nel fuggire da questo immaginario paradiso terrestre per decidersi a vivere da solo in un perenne ragionar sepolto sulla nostra miseria e sulla nostra ingannevole e fallace natura. C'è un Leopardi che a un certo punto butta via tutti i libri su cui aveva esercitato la sua precoce fame di conoscenza e si trova sul colle dell'infinito a sfidare un Dio che era ben diverso dal Dio che i genitori avevano cercato di portarlo ad adorare e a temere. La nostra miseria, l'infinita vanità del tutto. Ecco il rapporto con Salomone, allora creduto autore dell'Ecclesiaste o Coelet, avvalorato stavolta dalla stessa critica leopardiana, ma anche dagli esegeti e commentatori del libro biblico. Gianfranco Ravasi pone Leopardi tra quelli che chiama i suoi mille Coelet. Basterebbe infatti leggere i primi due capitoli per trovare ben delineate le tematiche fondamentali del pensiero leopardiano. Coelet è un solitario che offre la sua arte del vivere basata sulla più vera e concreta esperienza di vita. Il suo occhio lucido e scientifico osserva e guarda la sua stessa esistenza che, pur caratterizzata da passione per la vita, gli fa proclamare: tutto è hebel, vanità. Esperto e sazio di ogni piacere, si raccoglie in una sovrana distanza, concludendo alla fine che tutto è vanità. E questa è una somiglianza, ma anche una differenza non da poco con Leopardi, il quale fu tormentato da un continuo anelito alla gioia, che rimase in questa ricerca a livello di pura immaginazione. L'uno ha tutto provato e tutto ha goduto, l'altro, sempre insoddisfatto, si rende conto che, pur non avendoli vissuti, gli effimeri piaceri che l'esistenza può offrire non soddisferanno mai l'anima tesa per naturale inclinazione al piacere infinito. Troviamo riferimenti a Salomone lungo tutta l'opera leopardiana a partire dal 1809, quando Giacomo ha 11 anni. Il tema coelettico, la vanità, percorre tutta l'opera, ove ritroviamo espressioni come vanità delle umane speranze, tutto è vanità fuorché le belle illusioni, vanità e nullità delle cose degli uomini, eccetera. Discorso a parte meriterebbero le operette morali, nelle quali il tema della vanità sembra essere un leitmotiv che affiora di continuo. Nella storia del genere umano si afferma la vanità di ogni cosa. Nel dialogo della natura di un islandese si dice della vanità della vita. Nel Parini si parla del vano piacere, vanità della gloria, eccetera. Nel Leopardi poeta il tema è ben presente in diverse liriche, fino alla più importante citazione, l'ultimo verso di A se stesso, l'infinita vanità del tutto. Oggi è sabato e noi siamo qui nel suo villaggio, nella sua città. E così mi piace ricordare, per concludere, l'ultima parte di quella lirica che mostra affinità sconcertanti con Coelet.
Il sapiente invita l'uomo a godere dei suoi anni e si rivolge al giovane come a colui che appare ai suoi occhi e anche ai nostri come un privilegiato. Sta lieto, giovane, nella tua giovinezza e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. In Leopardi il tema è reso quasi letteralmente. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagione lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. La giovinezza passa in un soffio, e il tempo dei giorni tristi verrà presto, dice Coelet. E anche Leopardi ne è convinto, mentre scrive che il principio del mattino somiglia alla giovinezza e ammonisce, ma questa è brevissima e fuggitiva. Questo invito a godere della giovinezza, perché la verde età è solo un soffio, è l'unico bagliore che ci dona Coelet. E Leopardi, alla fine del nostro viaggio all'interno delle pagine leopardiane, di quelle bibliche, ci accorgiamo che mentre il percorso di Leopardi si rivela essere assai simile a quello di Giobbe, è la strada dei perché, ma l'approdo finale risulta completamente diverso. Giobbe arriva alla fede senza domanda perché vede, nel rapporto con Coelet invece riscontriamo un cammino di vita differente. Uno parte dall'avere tutto goduto e tutto provato, Coelet, mentre l'altro, per l'altro, tutto rimane a livello di desiderio. L'arrivo però è assolutamente identico per ambedue, tutto è vanità. Vanità è la sapienza, vanità è la scienza, con le sue pretese. Così che l'autore biblico e il poeta si incontrano nell'essere contro l'orgoglio e la superbia di una creatura, l'uomo, che non sa neppure riconoscere i tempi giusti per le proprie azioni. Ma mi sembra anche di poter rilevare in Coelet un pessimismo lucido, radicale, un distacco totale che riconosce anche l'amore come vanità. Per Giacomo, poeta filosofo di Recanati, l'amore in tutte le sue forme rimarrà sempre il principio vivificante della natura che lui cercherà spasmodicamente per tutta la vita. Quell'amore, quel fuoco cui sempre anelò la sua anima tesa all'infinito. Vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza. Ringrazio tanto la signora Loretta e vi dico che per certi versi a questo tavolo si incontrano due strade. Io ho scoperto Loretta in internet pochi giorni dopo che avevo saputo che diventavo il vescovo di Macerata Tolentino, Recanati, Cingoli, Trevi. E quando ne ho parlato col mio padre spirituale mi ha detto: stai sereno, diventi il vescovo di Leopardi. Che bello. E devo dire che questo mi ha colpito, anche perché la mia storia è l'altra parte del libro. Non sono qui come vescovo, ma soprattutto qui come professore. Io sono stato un esegeta dell'Antico Testamento fino all'altro giorno, docente, e per 26 anni ho insegnato nel mio percorso i testi sapienziali, tra cui con una predilezione particolare Giobbe e Coelet, i due testi di cui parla questo libro. E devo dire, il libro l'ho lungamente letto e abbondantemente scarabocchiato e commentato. La cosa divertente di questo libro è che gli esegeti che vengono citati alla fine, come gli esegeti a cui, dico Loretta che facciamo, sì, certo, ha
fatto riferimento sono o miei professori, come padre Alonso Schegel, che è stato un grandissimo professore, un altro Carlo Maria Martini, oppure sono stati miei amici personali, e lo sono ancora, come il Cardinal Ravasi, come Gian Antonio Borgonovo, come padre Vögel, con cui ho avuto degli scambi epistolari, come vari altri autori a cui il testo fa riferimento. Gianni Cappelletto, che è citato come autore di un testo sui sapienziali, è quello a cui ho passato la mia cattedra e il mio successore. Quindi siamo veramente dentro questo testo, mi sono trovato davvero a casa. E quello che è interessante è che se uno vede il mio percorso di studio su Giobbe e Coelet, si rende conto che alla fine del mio percorso io mi lagno della stessa cosa di cui si lagna Loretta, cioè sulla linea di Wolfgang Iser, che ha definito la Bibbia il grande codice della letteratura moderna. Io dico che purtroppo sono nato in Italia. Purtroppo sono nato in Italia, dove gli studiosi della letteratura non studiano la Bibbia e gli studiosi della Bibbia non studiano la letteratura, perché questi due ambiti vengono tenuti separati, mentre nelle università, soprattutto d'ambito anglosassone, all'interno delle facoltà di letteratura si studia letteratura biblica, come Robert Halter, che insegna a Cambridge, insegna letteratura biblica all'interno della cattedra di letteratura, e viceversa. Quindi gli spazi di incontro sono notevolmente più ampi. Nel mio spiegare Coelet a dei ragazzi italiani, a un certo punto io mi sono trovato a dover andare a prendere a prestito alcuni canti di Leopardi, perché per spiegare la condizione di Coelet non trovavo nulla di meglio che il riferimento a questi testi. Quindi sono arrivato a Leopardi partendo da Coelet e partendo da Giobbe, l'altra parte del lavoro. E devo dire che questo lavoro mi sta interessando, mi stava già interessando prima di finire qua, soprattutto con un altro ambito che secondo me va abbondantemente studiato e potrebbe completare questo lavoro di Loretta, che è il rapporto, a cui lei ha in parte accennato, tra Leopardi e i Salmi. Nel mio corso sui Salmi dicevo: fortunatamente Leopardi aveva progettato di fare una sua traduzione dei Salmi direttamente dall'ebraico, poi ha desistito. Dico fortunatamente perché dopo che Leopardi avesse tradotto i Salmi in italiano, nessuno avrebbe avuto più il coraggio di tradurre quei Salmi di nuovo in italiano, e ci saremmo per sempre fermati alla sua traduzione. Ma nel cuore sento la tristezza di questa traduzione incompiuta, e il mio desiderio era poter lavorare per cercare le tracce di questa traduzione. Lo faremo. Appena vado in pensione, fra 18 anni, mi dedicherò totalmente ad investigare questo. Quello che mi permetto di dire è che secondo me è prezioso il lavoro fatto da Loretta, apre tante piste per un lavoro ulteriore. Oggi sempre più noi ci troviamo con persone che hanno studiato letteratura nelle università italiane e poi per cultura personale studiano teologia, entrano in contatto col mondo dell'esegesi e cominciano a fare questi paralleli. I confini stanno crollando. Il nostro istituto teologico d'Assisi
aveva fatto un protocollo d'intesa con la facoltà di lettere classiche a Perugia e in questo protocollo si è cominciato a lavorare. Credo che su questo anche con la nostra Università di Macerata bisognerebbe lavorare e su questo spero. Do solo qualche spunto che secondo me è interessante. Credo che Leopardi sia prezioso insieme con Giobbe e Coelet perché uno dei problemi fondamentali della spiritualità contemporanea, e non è una cosa da poco, è come continuare ancora a credere a Dio dopo la Shoah, cioè dopo lo sterminio degli ebrei, avvenuto nei campi di concentramento, dopo i Gulag, dopo Pol Pot, dopo degli eventi di così straordinaria cattiveria umana. La domanda del teologo è: come faccio davanti a questo male ancora a credere un Dio di amore? Come faccio a pensare che Dio davanti a questo male non sia intervenuto? E questa è la domanda. O che l'abbia permesso? E questa è la domanda. E guardate, la risposta non è semplice. La risposta non è semplice. Perché la risposta è prendere la sofferenza sul serio e camminare in quel terreno del buio in cui la sofferenza ti porta e dove sembra che Dio non c'è. Almeno il Dio facile e luminoso di una fede bigotta. Ecco, Leopardi non è un bigotto e ci salva dal bigottismo, che è una cosa pericolosissima per la fede, perché sembra una fede facile, ma chi si attacca a questa fede, tutta semplice, tutta facile, Dio provvede a tutto, Dio pensa a tutto, Dio fa tutto, tu sei buono e andrà tutto bene. Se sei buono andrà tutto bene, questo è il bigottismo. Ecco, davanti a questo, il dolore ti fa crollare. E Leopardi ci fa un servizio straordinario perché da uomo vero si avventura nel territorio del dolore e comincia a buttare le risposte facili, quelle a cui siamo tentati di aggrapparci noi quando ci viene il dubbio come parlare di Dio nel momento del dolore. E una delle risposte di Giobbe e delle risposte di Leopardi è questo infinito silenzio. Cioè il coraggio di dire che il silenzio è un modo giusto di parlare di Dio davanti al dramma del dolore è un messaggio di straordinaria densità, anche teologica, che merita di essere indagato e viene abbondantemente indagato. Attenti, la Chiesa di oggi, la Chiesa che studia e riflette sulla fede, è una Chiesa che privilegia molto più il silenzio che la parola, molto più l'interrogativo che l'esclamativo. In questo l'indagine non solo filosofica ma poetica di Leopardi diventa preziosa. Non solo la Chiesa ha bisogno di togliersi un po' di fiocchi dorati, come dice Papa Francesco, ma anche la teologia ha bisogno di togliersi un po' di fiocchi dorati, di risposte troppo pronte, troppo facili davanti al dramma della sofferenza. E Leopardi ci interroga moltissimo in questo. Don Divo Barzotti,
più volte citato in questo testo, che ho avuto la fortuna di conoscere bene, da cui ho avuto la predicazione di un corso di esercizi che in una settimana mi hanno, no, nella mia vita mi hanno segnato profondamente. Aveva capito una cosa, che Dio non è indispensabile per pensare la realtà. Tu puoi vivere un'intera vita pensando la realtà senza pensare a Dio. Questo fa sì che il pensiero di Dio diventi totalmente gratuito. Cioè, il mistero di Dio diventa qualcosa davanti alla quale non sei costretto a crederci, sei libero di accettarlo nella fede. Leopardi comincia come apologeta, cioè comincia a dire attraverso la mia intelligenza e il mio studio, io dimostrerò che bisogna credere. Poi arriva a scoprire che questo lavoro, se raggiunge un obiettivo, cioè di dimostrare che bisogna credere, porta a dimostrare che bisogna credere in un Dio che lui non sente come vero e crede di entrare nell'ateismo, e con lui molta critica. Io penso che quando Leopardi entra in questa cognizione che Dio, il Dio facile, semplice, che risolve tutti i problemi, il Dio luminoso, il Dio di cui si può parlare, non è il Dio che lui sente, si è estremamente vicino a Giobbe. Giobbe, difatti, giunge nel suo cammino a capire che tutti i modi in cui gli uomini fino a quel momento hanno parlato di Dio non andavano bene. E fa un'esperienza di Dio che è totale gratuità. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Attenti, una lettura secondo me un po' semplicistica di questa frase di Giobbe dice: la soluzione di Giobbe è Dio gli appare. No. Nel testo di Giobbe qui c'è un salto di qualità. Si passa da un Dio di cui si chiacchiera a un Dio davanti a cui si aprono gli occhi meravigliati e non si parla più. Perché subito Giobbe aggiunge: ho parlato una volta, ma non parlerò più, ho parlato due volte, oggi mi metto la mano sulla bocca. La risposta di Giobbe è: davanti al mistero di Dio c'è il silenzio. Se tu analizzi Dio a partire dalla situazione del sofferente, e la sofferenza ti diventa un'esperienza che ti spoglia da tutti i fiocchi e da tutte le certezze molto costruite e ti lascia nudo davanti a Dio, in quella condizione tu davanti a Dio puoi solo tacere. Di Dio non puoi parlare se non aprire gli occhi. Ecco, l'operazione che Leopardi fa è di aprire gli occhi. Ricordate l'infinito. Se uno dovesse rappresentare l'infinito con un film, lo dovrebbe chiudere sulla pupilla di Giacomo che si sgrana. Questa voglia di vedere l'invisibile, questo è l'infinito. E io credo che nessuno possa negare che questa è la sensazione profonda che caratterizza Leopardi. Un uomo che, posto davanti al mistero, butta tutte le rispostine facili, smaschera tutti i facili linguaggi su Dio, tace e resta con l'occhio aperto, desideroso di vedere l'infinito. Guardate, questo
dice Don Divo Barzotti, non è più la fede del mondo antico, ma forse è la fede del mondo moderno. Giacomo, come primo credente, è provocante, un'affermazione di questo genere. Giacomo come primo credente del mondo moderno. Forse le parole di Giacomo ci aiutano a trovare parole per dire Dio dopo la Shoah. Per parlare al mondo non con fiocchi, ma con una sostanza che sonda l'umano. E io direi forse Giacomo ci può aiutare ad un'operazione che questa generazione di teologi si trova ad affrontare, che è parlare di Dio al postmoderno. Perché l'uomo della modernità è l'uomo che spera ancora, no? L'uomo del postmoderno è l'uomo disilluso che non spera più. La condizione di Giacomo è ancora sabbatica. Giacomo vive la sua fede, e vi inviterei a leggere un testo di un grande maestro come Carlo Maria Martini, La Madonna del Sabato Santo. Giacomo vive in questa condizione del sabato, nella chiara coscienza della croce e prima della risurrezione. Questa condizione del sabato, dell'attesa prima della fede, non è una condizione atea. Questo credo che sia importante. Mi sembra che si possa caratterizzare bene così il punto d'arrivo del lavoro di questo libro. La condizione del sabato non è una condizione atea. Nel sabato santo c'è il silenzio, dove ancora non è giunta la parola della resurrezione e si sta metabolizzando la realtà della croce, dove c'è un'ultima parola che è provocante, la parola dell'ateismo sulla bocca di Cristo. No, sto dicendo cose pese. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Guardate che la parola è quasi atea, questa parola. Perché se Dio ti ha abbandonato, anche se esiste, non esiste per te. C'è un testo interessantissimo, L'ultimo grido di Cristo in croce, di un teologo cattolico. Cristo sulla croce raggiunge il limite dell'ateismo. E lì tende una mano dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Coloro che uccidono Dio non sanno quello che fanno. Chi uccide Dio non sa quello che fa, e c'è la parola del perdono di Cristo. Queste evocazioni sono uno spazio che apre al Sabato Santo. Giacomo vive dentro questa realtà. Ci dà le parole per dire questa realtà. Mi permetto di dire un'ultima cosa da filologo ebraico. La parola più intraducibile di tutta l'opera di Qohelet è Hevel, no? Il famoso vanità, Hevel Havalim, vanità di vanità, la vanità al massimo, la vanitissima sarebbe, se si potesse fare il superlativo di vano, vanissimo, no? Hevel appartiene al campo semantico del respiro e del soffio. Soffio. Alternativo ad Hevel c'è Ruach, che è respiro. Apparentemente sono la stessa cosa, un soffio e un respiro. Però il soffio nel nostro ricordo evoca un vento che non porta vita. Il respiro è un vento vivo, no? Qual è la differenza tra soffio e respiro?
è nella speranza. Se tu vieni investito da un soffio, ti aspetti un vento morto. Se tu vieni investito da un respiro, ti aspetti un vivente che l'ha lanciato. Ecco, il grido di Coelet è: nel mondo non riesco a sentire il respiro di questo vivente. Ma il confine tra Ruach e Evel è piccolissimo. È una lama di rasoio, lì passa la fede. Ecco, io non posso dire che Leopardi è un credente nelle letture che ne ho fatto, ma a partire da Giobbe, da Coelet e dal Vangelo vi posso dire che definirlo ateo è sbagliato. È l'uomo del sabato santo, è l'uomo tra la tragicità della croce, per il cui protagonista Leopardi sente un amore particolare. C'è un amore di Leopardi per il crocifisso, per quest'uomo impotente che soffre, il risorto che ancora non ha visto. È lì Leopardi, ma non è ateo. E credo che se non lo collochiamo lì non lo capiamo. Qualsiasi altra visione ideologica, sia di chi voglia arruolarlo tra i credenti, che di chi voglia porlo tra gli atei e i materialisti praticanti, è un arruolare un uomo più complesso. Leopardi sta lì, in mezzo al sabato santo, e ci insegna a vivere in una condizione di fede difficile. Credo che parli moltissimo all'uomo contemporaneo. Penso che su questo discorso ci sia molto ancora da indagare e sia prezioso. Io devo dire che sono contento di essere il vescovo di Leopardi, e lo considero un privilegio e una sfida, e spero, siccome il vescovo è colui che guarda, che il Signore mi dia un occhio per guardare su questo recanatese e lasciarmi aiutare a trovare le parole per dire la fede a un mondo incredulo. Credo che possa essere un gran dono. Grazie a Loretta, perché le cose che vi dico sono il pezzo del mio percorso aiutato da quello che ha percorso lei, e abbiamo fatto un passo. No, grazie. Abbiamo torturato a sufficienza il popolo di Dio. Sì, penso che abbiamo terminato. È stato veramente